Sì, pronto? Shida. Ah, tesoro, mi dispiace, ho ancora un paio di clienti qui. E poi andrò con loro a cena al Tivoli. Prendi un taxi e vieni lì. Senti, non arrabbiarti, amore. Io preferisco tornare a casa. La ginnastica oggi mi è proprio stancata. Ok, allora più tardi. Beh, non viene con noi? No, mi dispiace. Peccato non rivedere quella splendida ragazza. Ma sembra che l'aerobica stanchi molto. Dove devi andare? Ti do un passaggio. No, no, prendo un taxi. Perché? Ho la macchina qui fuori. Sì, lo so bene. E allora? I taxi sono proprio qui all'angolo. Grazie tante. Mio Dio, non essere così testarda. Ciao, ciao. Ciao, a domani. Pronto? Pronto? Chi parla? Sì. Per favore, dica il suo nome. Ha riattaccato. Trasmetti il cadavere di una donna al ponte di Grunwald. Sandring 1911. Buonasera, signor Hauser. Prego. Polizia criminale, possiamo entrare? Sì, prego. Grazie. Per l'amor del cielo, ma che è successo? Abita qui la signorina Hanna Shida? Sì. Un incidente? No. Omicidio. Già. Sì. È questa persona, vero? Sì, è lei. Questa è la sua sacca. È stata strangolata e gettata da un'auto in corsa. Da quale macchina e chi abbia compiuto il gesto ancora non sappiamo. Non ci sono testimoni. Oh mio Dio. Era andata in palestra. Le avevo telefonato proprio lì, per dirle che non potevo raggiungerle e che prendesse un taxi. Da dove le ha telefonato? Da qui. Io avevo fatto tardi con dei clienti, altrimenti, come sempre, sarei andato a prenderla. Uh-huh. E questa palestra dove si trova? Nella Elisabeth Strasse. All'angolo c'è una fermata dei taxi, ma forse non li ha trovati. Noi pensiamo che abbia accettato un passaggio da qualcuno. Ma che cosa le hanno fatto? Non è stata violentata né rapinata. Nella borsa aveva 200 marchi. Mi perdoni la domanda, le dispiace dirmi che tipo di rapporto aveva lei con questa ragazza? Vivevamo insieme. Appena avuto il divorzio l'avrei sposata. Dov'è la sua macchina? Nel garage. Per favore, mi dice cosa cerca. Crede che questa sia la macchina dalla quale è stata buttata? Io amavo quella ragazza. Mi dica, da quanto tempo vivevate insieme? Da circa 9 mesi. Le ho detto che pensavamo di sposarci. Già. Ma al giorno d'oggi non ci vuole tanto tempo per ottenere il divorzio. Mia moglie non era d'accordo su alcune clausole. Ora siamo in causa. Se no, l'avrei sposata. Hanna, morta. Ma lei era la vita stessa, giovane, bella, piena di voglia di vivere. Già, capisco. Conosce il suo compagno, il signor Hauser? Sì, sì, certamente. Era molto innamorato di Hanna, ed è comprensibile, un uomo della sua età. Mm-hmm. La veniva a prendere ogni sera. Beh, purtroppo ieri sera no, altrimenti io non sarei qui. Ma ieri sera se n'è andata da sola oppure si è fatta accompagnare da qualcuno? So che è stata l'ultima a andarsene, insieme a Mario. Chi è Mario? Uno studente. Viene quasi ogni giorno.
Anche oggi? Sì. Ah, bene. Gli vorrei parlare, si può? Certo. Sì, però con lui solo. Sì, d'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Il mio nome è Derrick. Ho sentito dire che lei ieri sera è uscito per ultimo dalla palestra insieme alla signorina Shida. Un ultimo c'è sempre. Perché me lo chiede? Perché ieri notte la signorina Shida è stata uccisa. E lei come lo sa? Beh, io sono della squadra omicidi. E perché... perché viene a dirlo a me? Mi scusi, lei ha una macchina? Sì, certo. Sa, la signorina Shida è stata strangolata e poi gettata da un'auto in corsa. Dalla mia certamente no. Beh, perché se la prende tanto? Io le espongo i fatti. Ah, forse lei vuol dire che se la signorina ieri sera fosse stata nella sua macchina sarebbe ancora viva. Sì, proprio questo, il suo amico. Cioè il signor Hauser? Sì, doveva passare di qui, ma non ha potuto. E io le ho offerto di accompagnarla a casa. E perché non l'ha fatto? Perché lei non ha voluto. Mi ha detto, prendo un taxi, qui all'angolo. Mm-hmm. Aveva paura di lei? Come le viene in mente? Era una domanda. Ah, lei per caso non l'ha mica vista mentre saliva sul taxi, qui all'angolo? Io no. Grazie. Buongiorno. Prego. C'è la signora Hauser? Entrino. Grazie. Un attimo. Due signori la stanno aspettando. Va bene, li faccia accomodare. Buongiorno, signora. Il mio nome è Derrick. E questo è il signor Klein della squadra omicidi. Buongiorno. In che cosa posso esservi utile? Non immagina il motivo della nostra visita? Certo. Una ragazza è stata assassinata, lo so. Hannah Shid. L'amica di mio marito. Da chi è venuta a saperlo? Mi ha informata mio marito. La notte stessa. Ma prego, si accomodino. Grazie. Signora, lei conosceva Hannah Shida? Sì, un tempo lavorava in casa nostra. Ci abitava anche. Nel seminterrato. Ah, questo noi non lo sapevamo. Scusi se glielo domando, la relazione tra Hannah Shida e suo marito è iniziata in questa casa? Sì, è iniziata nel seminterrato. Mio marito e io dormivamo in camere separate. E un giorno... una notte mi accorsi che lui non dormiva più nella camera attigua. Quando è successo? Circa 9 mesi fa. E poi ha licenziato la ragazza? No. Ero troppo meravigliata per avere qualsiasi reazione. Non ho fatto nessuna scenata, nessuna delle cose che lei immagina. Ma mio marito ha preso una decisione. È andato via di casa con quella ragazza. E poi suo marito ha chiesto il divorzio. Sì. E lei non è stata d'accordo? No, è evidente. E perché è evidente? È necessario che ve lo dica? Sì. Non capisco a che cosa vi serva. Ecco, vede, signora Hauser, c'è questa relazione di suo marito con quella ragazza, con Hannah Shida, e lei perciò... è un personaggio di questo dramma.
Un personaggio di questo dramma? Che strana espressione. Non è tanto originale, lo devo ammettere. D'accordo, allora. Lei vuole sapere perché ero contraria al divorzio. Ritenevo che la relazione di mio marito con quella ragazza fosse una semplice infatuazione e perciò un grave errore. Volevo evitare che mio marito lo commettesse. E magari tornasse da lei. O perlomeno tornasse alla ragione. Secondo me, infatti, l'aveva persa del tutto. Mi scusi, perché avrebbe perso la ragione? Un uomo che d'un tratto comincia a comportarsi come fosse un adolescente, che perde qualunque dignità. E poi, per una ragazza... È quindi logico che lei non avesse una particolare simpatia per quella ragazza. Non credo che lo si possa pretendere. Non mi piaceva affatto. Questo per usare un'espressione diplomatica. Infatti lo è. Oh, hai visite? Sì. I signori sono della polizia criminale. Siete qui per la faccenda della domestica? Sì. Il signor Robert Hauser, padre di mio marito. Signor Hauser. Buongiorno. E cosa cercate qui da noi? Anche noi siamo personaggi di questo dramma. Che accidenti significa? Significa che stanno facendo indagini sui rapporti tra noi e la vittima. Non abbiamo nessun rapporto con quella persona. Nessuno. Quella ragazza ci ha portato soltanto disgrazie. Dal loro punto di vista questa è un'affermazione molto interessante. In che senso? Stanno cercando un assassino. E voi lo cercate proprio qui? In casa nostra? Se gli indizi conducono qui, loro devono seguirli, purtroppo. Che indizi sarebbero? Non amavamo molto quella ragazza, non trovi? Questo è sicuro. Signora, lei ha una macchina? Sì. Cosa vuol dire? Perché si interessano alla tua macchina? Perché potrebbe esservi stato commesso l'omicidio. Ma la ragazza è stata strangolata. Che c'entra la macchina? Ma papà, perché lo chiedi a me? Potrebbe dircelo lei, per favore. Ciao, mamma. Buongiorno. Buongiorno. I signori sono della polizia criminale. Stanno guardando la macchina di tua madre e si chiedono se vi è stato commesso un omicidio. Cosa? Cosa? Sì. E ci stanno interrogando in relazione a quell'omicidio. Di Hanna Shida? Perché noi? Cosa c'entriamo noi? Quella ragazza è stata uccisa perché non lei... Non trovo che sia necessario parlarne. Perché no? Ho una certezza in proposito. Perché non dovrei parlare? Perché la tua certezza non ha nessuna importanza. Io non credo. Allora posso parlare? Ma naturalmente. Anzi, la prego di farlo. Noi ne abbiamo discusso, mia madre, mio nonno e io, stamattina. E siamo giunti alla conclusione che la colpa è della vittima. Sa, quella ragazza aveva qualcosa di provocante. In tutto quello che faceva c'era qualcosa di attraente. Sì, come una specie di sfida, capisci? Sì, sì, certo. Sì, sì. Lei si offriva, sa? Rudolf! Signora, lo lasci continuare. Io lo dicevo anche questa mattina, il ragazzo ha ragione. Quella donna usava fare delle avance a chiunque. Quella donna si offriva, il ragazzo ha detto la parola giusta. Certo, è proprio così come si è offerta a mio padre. Però, la notte scorsa... Forse non ha trovato il taxi e allora si è fatta accompagnare da qualcuno che aveva certe idee. Capisce? No. Non è stata assolutamente violentata. Se è ciò che intende lei, di questo abbiamo la certezza. Sarà, ma non cambia niente. Lei ha provocato questo omicidio col suo atteggiamento, perché lei era capace di far impazzire chiunque. Così come ha fatto impazzire mio padre. Questo gli ha fatto quella ragazza. Finiscila adesso! Credo che non abbia detto niente che possa avere interesse per lei. Questo lo vedremo in seguito. Il signor Hauser,
Prego. Buongiorno. Buongiorno, signor Hauser. Buongiorno. C'è qualche novità? No. Abbiamo cercato testimoni attraverso la stampa e la radio. Inutilmente. Da parte mia, io ho un po' riflettuto e mi meraviglio che sia salita sulla macchina di un estraneo. Questo non era nel suo carattere. Sì, ma in questo caso, se non è... Se lei non è salita in macchina con un estraneo... Prego? Forse è salita con qualcuno che conosceva. E chi può essere? Prego, si sieda, signor Hauser. Signor Hauser, senta, com'è la situazione nella sua famiglia? In che senso? Si spieghi meglio. Sua moglie non amava la ragazza che le ha rubato il marito. Sì, questo è vero. Ma un momento, che cosa volete dire? Niente, ci interessa conoscere il carattere dei suoi familiari. Cominciamo da sua moglie, ce la descriva. Lei ha una forte personalità. È intelligente. Coraggiosa. Troppo forte, forse. Le sto elencando esattamente le caratteristiche che mi hanno spinto a lasciarla. In genere questi non sono considerati difetti. Sì, è vero, però rendono la vita in comune difficile. E infine ci si trova a pensare di aver bisogno di qualcosa di diverso. E che cosa sarebbe? Tenerezza. Magari amore. Ah, capisco. Sua moglie non l'amava? Sì, lei a suo modo mi amava, ma come si può amare... amare una proprietà che non si vuol perdere? Neanche suo padre era d'accordo sul fatto che lei fosse fuggito con quella ragazza. No, non lo era e non lo ha mai nascosto. Senta, io amo mio padre. Questo non significa che non lo ritenga... un testardo. Perché mi chiede di lui? E suo figlio? Parliamo un po' di suo figlio. Studia, vero? Sì, sociologia. Ah, e lui che ne pensa? Di cosa? Del fatto che all'improvviso lei abbia lasciato la famiglia. Mi scusi, ispettore. Pensando a lui non riesco a rimanere calmo. Questa cosa lo ha sconvolto. Io ho cercato di spiegargli i miei sentimenti, le mie emozioni. Ho tentato, ma... Ma lui non li ha capiti. No, non li ha voluti accettare. Vede, quel ragazzo è troppo sensibile. La prego, ispettore, cerchi di capirmi. Voglio dire che questo mondo... questa vita sconclusionata a volte va affrontata con più maturità. Che lui non ha. No, è troppo idealista. Già. E che cosa diceva di Hanna Shida? Non la sopportava. Ma dica, non starà cercando l'assassino? Tra le persone della mia famiglia? Ma può anche darsi. Tu. Ti meraviglia tanto il fatto che venga a trovarti. Che cosa vuoi? Sono qui per farti una proposta. Sentiamo. Perché non torni a casa? La polizia mi ha fatto alcune domande. Domande sulla nostra famiglia? Sì. I nostri rapporti con Anna? Sì. Dipende dal fatto che questo omicidio presenta degli aspetti molto particolari. Quali aspetti molto particolari? Non ci sono state né violenza carnale né una lotta furiosa. E la ragazza non è stata rapinata. Cosa significa? Che forse
Anche il movente non è uno dei soliti, non ti pare? E tu fai di questi ragionamenti? Non mi è stato difficile indovinare a che cosa pensa la polizia. A che cosa? È chiaro, ha un movente personale. Che potrei avere avuto io. O qualcuno della famiglia. E non ti è venuto in mente di dir loro che questi sospetti sono folli? Secondo te mi avrebbero creduta? Se invece tu ritorni a casa, tutti questi sospetti si risolveranno immediatamente. Mi sento a pezzi. Si vede dalla faccia. D'altra parte me l'ero immaginato. Tornare a casa. Sì, vieni, qui hai troppi ricordi. Non è il caso che tu ci rimanga. Non ce la faresti mai. Vuoi che ti aiuti a preparare le valigie? Aspetta, fammi ripetere il tuo ragionamento, Harry. Sì, fa pure. Qui abbiamo a che fare con un omicidio che non presenta i soliti moventi. L'assassino voleva semplicemente ucciderla. Però questa volta non abbiamo a che fare con un maniaco. Ti pare che abbia detto qualcosa di sbagliato? No, no. Non rimangono dunque che le ragioni personali. E la conclusione è che l'assassino non può essere un estraneo, ma si tratta di qualcuno che è andato subito e senza compromessi allo scopo che si prefiggeva. E l'ha uccisa. Di nuovo qui! Papà è di nuovo qua! Sei ritornato? Oh. Ti aiuto, papà. Te le porto io le valigie. Dai, che te le porto io. Bravo, portale in camera sua. Certo, certo. Che bello che sei tornato. È tornato, vero? Ma certamente, papà è tornato. Sì. Perché è più esaltato del solito? È fatto così, lo conosci? Vieni. Eccoti di nuovo qui. Già. Va bene. Bentornato, allora. Non vi rendete conto, a quanto pare, che c'è stato un assassinio? Certo. Ti prego, non fraintendere tuo padre. Voleva solamente esprimere la sua gioia per il tuo ritorno. Non puoi dirgli qualcosa di gentile? Aspetta! Io qui non sono a casa mia. Sei stato via tanto tempo, Gunther. Ti devi riambientare. È abbastanza naturale. Ti aiuto a disfare le valigie? Non c'è bisogno. Ma lo faccio volentieri. Sono contento che tu sia di nuovo qui. Rudolph, non c'è nessuna ragione per esserlo. Ma io lo sono. Va giù, ti prego. Tuo figlio vede solo l'aspetto che lo riguarda. Ha ritrovato suo padre. Tutto di nuovo a posto. Beh, e allora? Diamogli un po' di tempo.
È permesso? Volevo solo sapere come stai. Non riesco a liberarmene. Sento come se mi mancasse la terra sotto i piedi. Mamma? È in camera di papà. Tua madre è sempre riuscita ad arrivare dove voleva. E io dico grazie a Dio. Tu no. Che cosa c'è di così divertente? Su, fa giocare anche lui. Tutti insieme, eh? Sì? Martin, sei pronto? Bravissimo! Su, ragazzi, giocate tutti insieme, senza litigare. Ricominciamo. Pronti? Restate in fila e aspettate il via, mi raccomando. Buongiorno. 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 Cercate me? Sì, come ha fatto a capirlo? Lei è l'amico di quella maestra d'asilo? Sì, certo. Non volete entrare? Volentieri. Grazie. Viene spesso qui? Sì, abbastanza. Mi piace stare con i bambini. Aiuto a svolgere i programmi. Quali programmi? Giochi. Sono la prima esperienza che fanno i bambini. Si cerca così di evitare quei giochi che contengono false informazioni, capite? Informazioni su che cosa? Sulla società. Ah, lei si riferisce alla società umana? Sì, ai rapporti fra gli esseri umani. Si imparano a quest'età. Quando si imparano? Birgit? Sì? Puoi venire? I signori sono della polizia criminale, Birgit Eisen. Buongiorno. Buongiorno. Volevate parlarmi, vero? Veramente sì. Possiamo entrare? Sì, certamente. Di qua. Grazie. Prego. Scusate per il disordine, ma direi che è una cosa inevitabile. Sai, i bambini hanno bisogno di vivere fin da piccolissimi in un ambiente colmo di oggetti che stimolino attivamente la loro fantasia. E questa può essere guidata, anzi, deve essere guidata. Lei fa questo? Sì, con la fantasia si trova la normalità. Il bambino impara cosa è normale, perché una cosa lo è, e che cosa invece è anormale. A questo punto mi interesserebbe sapere qual è per lei la differenza tra normale e anormale. Senta, come tra sano e malato, come tra ordine e caos. Sì, ma quale caos? Caos nel pieno senso della parola. Oggi siamo tutti nel caos. E se vogliamo uscirne dobbiamo migliorare, sostituire adesso l'ordine. Ma certo, questo è il nostro compito, un grave compito umano, capisce? Sì, è tutto cominciata ai bambini. Ho sentito che suo padre è ritornato, vero? Sì. Sono felice che l'abbia fatto. Ha riparato a un errore. È stato in gamba. Siamo tutti molto felici. Così l'ordine è stato ristabilito. Sì, sì, è giusto. Ora per noi è tutta un'altra vita. Di nuovo come una volta. Ed era un'altra vita prima. Sì, sì, certo. Lei non prova una grande compassione per quella ragazza che è stata uccisa? Perché dovrei? Quella ragazza ha commesso un errore gravissimo, non riflettendo sulle conseguenze di quello che faceva. E ha sbagliato. Dunque nessuna pietà.
Che cosa vorrebbe che le dicessi? Dica semplicemente sì o no. Quello che le è successo non mi interessa. Ha avuto soltanto quello che si meritava? Vuol dire questo? Sì. In definitiva, sì. Ma che cosa dici? La polizia è venuta da te? Sì. Si interessano a ciò che faccio e penso. Mi hanno chiesto se provavo compassione per quella stupida ragazza. Tu cosa hai detto? Io? Tu che cosa credi? Dillo. Ho detto no. Perché gli hai risposto in questo modo? Ma perché la pura e semplice verità. Ho detto che ha avuto quel che meritava. Che stupido! Devi avere compassione. Quella ragazza è morta. E la morte muta i sentimenti. Li placa. Ora dobbiamo giudicarla con serenità. Mostrarci tolleranti. Antonia, il ragazzo non ha la tua intelligenza. Ma non deve dire che non prova compassione. E poi perché glielo chiedono? Che cos'altro ti hanno chiesto? Devi ricordare ogni domanda. Che cosa volevano? Con tuo padre, non parlare di questa cosa. E se il discorso cade su Anna Shida, devi mostrare compassione. Che tu la provi o no? Buongiorno. Ciao, papà. Buongiorno. Va meglio? Sì, lui ama suo padre. Lo si vede dal fatto che adesso è contento. È del tutto cambiato. Perché me lo chiede? Quando suo padre se ne andò di casa, che reazione ebbe? Beh, era disperato. Il mondo gli era rovinato addosso. Era come tramortito. Ma adesso gli è passato. Sì, sì. E com'era il suo rapporto con Anna Shida? L'ha odiata, immagino. Ma certo, è una cosa del tutto naturale. Perché me lo domanda? Pensa davvero che possa essere stato lui a uccidere quella ragazza? Non lo escludo di certo. Lei ha detto che Rudolf amava suo padre, che il mondo gli era rovinato addosso, che era tramortito. Evidentemente era successa una cosa che per lui era impensabile. Suo padre se n'era andato di casa con un'altra donna. E lui aveva dato a quella donna la colpa di tutto. Sì, questo può anche essere giusto, ma di qui a ucciderla. Può capitare a tutti di trovarsi senza volerlo in una situazione particolare, in una situazione limite, diciamo così. E credo che lui si sia trovato coinvolto proprio in una situazione del genere. Ma non tutti diventano assassini solamente per il fatto di aver subito un grave trauma psicologico, anche se lui certamente ne soffriva molto. Rudolf Hauser è stato da lei la notte del delitto? Me lo dica. Ho la sensazione che lei potrebbe essere utile a quel ragazzo. Può aggiungere qualcosa a quello che ha detto? No. No, no. No. Lei è qui? Sì, avevo bisogno di chiedere certe cose. Me le chieda. No. Non a lei. Grazie. Che voleva? Pensa che potresti averla uccisa tu. Io? Sì, ha domandato quali fossero i tuoi rapporti con tuo padre. Le tue reazioni quando lui se n'è andato via di casa. Ero a terra, è naturale. Gli hai parlato di questo? Sì, non ci ho trovato niente di male. Che altro voleva sapere? Mi ha chiesto della notte del delitto. Se per caso avessi avuto qualcosa da dire. E l'avevi? Ho preferito non raccontargli che ti avevo prestato la mia macchina. Se gliel'avessi detto, sarei proprio stato fregato, eh? Quelli controllano tutte le macchine. Hai notato qualcosa nella tua? Che cosa avrei dovuto notare? Che ne so io. Magari può esserci qualcosa che mi accusa.
Credono che sia io l'assassino. E se lo fossi? Già, e se lo fossi? Me ne torno a casa. Devo raccontarlo a mia madre. Che quelli mi credono l'assassino. Aspetta. Sì? Di un po', che giro hai fatto quella sera? Eh? Ora sospetti di me. Beh, tolgo il disturbo. È arrabbiato il bambino? Beh, sai quando ti vede. Stasera sei libera? Dimmi per che cosa. Ah, non essere diffidente, lasciati sorprendere. È permesso? Ma certo, vieni. Ti stai facendo bella per lui? Sì. Tanto lui è cieco, se non si è accorto di che donna aveva accanto a sé. Come va fra voi due? Per ora ci controlliamo a distanza. Ma ci stiamo avvicinando. E per il momento non se ne va. Temevi che lo facesse? Sì, nei primi giorni. Ma adesso non più. Speri di riconquistarlo definitivamente? Non ha nessuno a parte me. A parte noi. Non saprebbe dove andare. Tu sei la sua salvezza, eh? Sì. Il ragazzo è giù. È fin troppo chiaro ormai che la polizia lo sospetta per quell'omicidio. Potrei essere stato io. Se si considerano le mie risposte, ho detto quella meritava di morire. Non ho mai nascosto quello che pensavo di lei. E dov'ero la notte del delitto? Eri da Birgit. E fino a che ora? Questo neanche lei può dirlo. E la mia moto non partiva. Così mi ha prestato la macchina. E dove sono andato? Che strada ho fatto per tornare? Io sarei potuto andare a cercare Anna Shida, no? La polizia sta pensando che lei abbia incontrato qualcuno che già conosceva. Ma cosa dici, Rudolf? Tu stai vaneggiando. Rifletti un momento, mamma. Dunque, io ho preso la macchina. Questo non lo sanno. O la polizia lo ha scoperto. Non ancora. Ma metteranno sotto Birgit? Il bello non è ancora arrivato. Dunque, io prendo la macchina e vado alla palestra. Palestra? Tu la conoscevi? Sì. E sapevo che lei ci andava due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. Sapevi questo? Sì. Io ci andavo spesso. Stavo là, da una parte, senza farmi vedere, a guardare lui che la veniva a prendere. Spiavi tuo padre? Ah. Perché hai fatto questa sciocchezza? Mamma, questa idea mi faceva impazzire, non capisci? Mio padre. E quella ragazza. Ora va su in camera tua. Che cosa? Fa quello che ho detto. È proprio pazzo. Lui lo è di sicuro. Ma forse lo siamo anche tutti noi. Buonasera. Buonasera, Antonia. Ho sentito la macchina. Rincasi sempre più tardi ormai. Sì.
Ti riesce ancora difficile tornare qui. Sì. Non preoccuparti, capisco benissimo. Te ne sono veramente grato. Non hai nessun motivo di esserlo. Invece sì. Io volevo dirtelo. Già da 2 giorni ti volevo ringraziare. Mi dai il soprabito? Grazie. Allora alla fine ve l'ha detto. Sì, mi ha dato la sua macchina perché la mia moto non partiva più. Quando ha lasciato la casa della sua amica? So perché me lo chiede. Ah sì, sentiamo. Volete calcolare il tempo? Avete già misurato la strada e adesso volete vedere se quello che vi dico io è la verità oppure no. Ho ragione? Sì, ha ragione. Dunque, sono uscito... Naturalmente non so proprio il minuto esatto e neanche Birgit... Oh, vi ha detto qualcosa? Risponda alla domanda. Verso le 10, poco più, poco meno. Beh, e allora, coincide? E uscendo si è diretto subito verso casa. Ah, capito. Cosa ha capito? Siete riusciti a sapere che io andavo spesso alla palestra. Ci andava? È chiaro che qualcuno deve avermi visto. Ah, dunque lei ci andava spesso? Sì, per un motivo evidente. Provate a mettervi nei miei panni. Mio padre pianta la famiglia per una ragazza. Questo è indiscutibile. Non mi è andata giù, capite? Mi sono detto, questo non esiste. Perciò sono andato spesso lì. E sapevo che lui andava sempre a prenderla. Ho visto lei che usciva. Era tutta felice, su di giri. E lui che l'abbracciava. Era una cosa tremenda. E la notte poi dell'omicidio? Quei due lì insieme. Ma non stava né in cielo né in terra. Quando li vedevo, era un errore pazzesco. Che lei voleva rettificare. Sì. Lei quella notte è andato alla palestra ed è rimasto ad aspettare in macchina. Dice? Sì. Ha visto uscire Hannah Schied e ha visto che non c'era nessuno ad aspettare. E non c'era neanche un taxi. Non c'era neanche un taxi. A quell'ora sono sempre scarsi. Dunque l'ha seguita in macchina, le si è accostato e si è offerto di accompagnarla a casa sua. Sì. Le ho detto, salga, venga, venga, l'accompagno a casa sua. E lei è salita. Immediatamente. E mi ha anche detto che era stata fortunata a incontrare me. Fortunata no. Quanta strada ha fatto? Dopo 100 metri mi sono fermato. E ho detto, è sicura che la stia accompagnando a casa sua? E subito dopo l'ha uccisa. Ecco. È una confessione. Verbalizza. Sì, grazie. Harry, in questo momento ho spiegato al giudice perché non arrestiamo il ragazzo. Ah sì, ma la confessione? Un misto di fantasia e di verità. Perché lo ha fatto? Addossarsi un omicidio? La cosa è strana, ma anche il ragazzo lo è. Grazie. Vada pure a casa. Che cosa? Lei non ci serve più. No. No. Beh, giorno. Giorno. Io non posso crederlo. Mio figlio ha fatto questa confessione. Sì. Ma lei sarà il primo a non crederci. Sì, la mia impressione... O meglio, certezza è che sia inventata. Ma che cosa vi ha raccontato? Sono andato spesso davanti alla palestra. E questo era vero. E cosa cercava lì? Voleva vedere lei, voleva vedere la sua ragazza. Il suo abbandono lo ha traumatizzato, e non solo lui. Tutta la sua famiglia è rimasta molto colpita dal fatto. Dunque è logico che le nostre indagini siano concentrate principalmente sulla sua famiglia.
sulla mia famiglia. Lei ancora non si è reso ben conto di che cosa ha significato il suo allontanamento da casa. Angoscia, nervi tesi, specialmente per suo figlio. E la sua confessione è anche espressione di questa angoscia. Già, ma lei la ritiene falsa. Appunto. E continuiamo a cercare l'assassino tra i suoi familiari. Sei in anticipo. Sì, è vero. Vuoi che ti prepari un drink? Sei solo? Sì. Antonia è a fare spese in centro. E il ragazzo? Va a sapere dove si è cacciato. Ha firmato una confessione. Che cosa ha fatto? Ha confessato di aver ucciso Hannah. Che razza di idiozia sarebbe questa? Ho avuto in mano la sua confessione. L'ho letta, una confessione firmata di suo pugno. E io ti dico che è un'idiozia. Perché sarebbe un'idiozia? Perché sono stupidaggini. Il ragazzo non può aver ucciso quella donna. Ma ha descritto ogni particolare. E io ti ripeto che questa è un'idiozia. Se ha detto una cosa simile, se per giunta ha anche firmato la confessione, allora mente. E come mai? Ne sei così sicuro? Ne sono più che sicuro, sicurissimo anzi. E ti dico anche che se ha firmato una sciocchezza del genere... Era suggestionato dalla fantasia. Sei già tornato? Sì. Che succede? Tuo figlio ha rilasciato una confessione per l'omicidio della ragazza. Una confessione? È vero? Ha dichiarato di averla uccisa? Sì, alla polizia. Fornendo dei particolari. Ma è una cosa pazzesca! No! No, no, è impossibile. È una storia inventata. Non è di sicuro la verità quella! Non è la verità? No, la sua confessione è falsa. È assolutamente falsa! Vorrei soltanto sapere perché ne sei così sicura. Come fate a sapere tutto meglio del ragazzo? È stato arrestato. No. La polizia non ha voluto credergli. Anche se continuano a pensare che l'assassino sia qui, che faccia parte della famiglia. Cosa facciamo? Non lo so. L'unica cosa che so con certezza è che ora abbiamo messo in movimento qualcosa. Sì, ma è tutto. Aspetta un momento. All'inizio, qualunque reato è coperto dal silenzio, e questo tu lo sai meglio di me, ma abbiamo un certo numero di possibilità di rompere questo silenzio. Posso entrare, papà? Cosa vuoi? Io... Non l'ho uccisa io, quella ragazza. Sì, ma hai desiderato farlo. Hai progettato un omicidio. E non solo tu. Sai chi è stato? No.
No, non lo so. Ha fatto le valigie? No. Se lo perdo non voglio più vivere. Sì, questo lo so. Lo so fin troppo bene. Il ragazzo dice che Gunther se ne sta in camera sua a fissare il vuoto. Non vuole scendere? No. L'aveva quasi già dimenticata, lo capisci? Già, ma ora è come se fosse qui. Perché lui pensa che l'abbia uccisa uno di noi. Morirei se lo perdessi. Sì, questo me l'hai già detto. E non c'è nessun bisogno di ripeterlo. C'è un altro omicidio. Una ragazza strangolata e gettata da una macchina. Cosa? Sì, è stata trovata poco fa. Dove? Non lontano dal luogo dove fu trovata strangolata Hanashida. Aveva una sacca con della roba sportiva dentro. Per l'aerobica? Sì. Sai che vuol dire? Sì, lo so. Abbiamo sbagliato tutto cercando l'assassino in famiglia. Era un errore. Accidenti, Harry, questo l'ho capito. So contare anch'io fino a tre. Aspetta. Io so contare anche fino a quattro. Tu va sul posto. Ma cosa fai? Io ti raggiungo subito, va. Buonasera. Ah, signor Derrick. Prego, si accomodi. Grazie. Qualche novità? Sì, è stata assassinata un'altra ragazza vicino alla palestra. Uccisa anche lei proprio allo stesso modo, gettata giù da un'automobile. Oh mio Dio. Cosa significa? Significa che i nostri sospetti erano indirizzati verso le persone sbagliate. Almeno sembra. Lei è solo? No, prego, venga. Un altro omicidio, Antonia. Un'altra ragazza è stata uccisa allo stesso modo. Cosa? Perdonami, Antonia. Ti prego, perdonami. Io ho pensato cose che non avrei mai dovuto pensare. Chi altri c'è a casa? Salve. Ho sentito arrivare gente. Da dove viene? Ma da sopra, ero in camera mia. E dov'è suo suocero? Deve essere lui. Scenda, per favore. Venga. Non è così facile commettere un omicidio, vero? Io... Volevo solo aiutarti.
Adesso vi racconterò come è stato commesso il primo omicidio. È soltanto una mia supposizione, ma credo che la cosa... sia effettivamente andata così. Salga, l'accompagno. Signora Hauser. Venga, le do un passaggio. Il secondo omicidio l'ha commesso suo suocero. Un omicidio ancora più insensato del primo, il quale però aveva un movente, sia pur discutibile. La gelosia o l'amore, se vogliamo, ma questo secondo omicidio serviva solo a sviarci. Insensato, immotivato, cinico. Un delitto disumano. Berger, qui è Derrick. Manda subito una volante. Villa Hauser.